Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora di arrivare a Porto Cervo. Porto Cervo pieno di VIP, jet set, chissà chi ci sarà. Ci sarà un po' di tutto ciò, però vi porto a presentare, a conoscere una persona. Rimarrete stupite, una persona stupenda proprio. Che mi scioglierà un po' di dubbi, devo dire la verità, però vi piacerà. Sì, chissà chi volete incontrare voi, George Clooney, Johnny Depp, Brad Pitt, sì sì. Io non vi seguo. Che stiamo andando dal mio amico di cui tu ho parlato, prima vorrei che leggessi questo, così capisci un po' quando arriviamo lì di che si tratta. Che cos'è? Allora, culto, il gigante culto delle stelle. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero. Allora il Signore disse, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli, sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Salve. Salve. Buonasera. Salve. Buonasera. Sì, salve. Possiamo chiedervi perché sì. Siamo qui per fare una... Per farci di energia. Una terapia curativa per noi. Ah, quindi il fatto di venire qua semplicemente sì. Vi cura di qualche... Io ho avuto benessere venendo qua. E che tipo di benessere sentite? Io ho avuto, avevo una flebite per 20 anni, tenevo la calza elastica. Dall'anno scorso ho buttato la calza elastica venendo qua. E tante persone pensano che sia un fatto di stare di gormiria. Sì. Di fisse, di fissazione delle persone. Noi non ci crediamo a questo, cioè veniamo tranquilli pensando di farci del bene. Tutte le tombe hanno un potere energetico, tra l'altro ogni tomba di per se stessa ha un tipo di frequenza uguale all'altra quando sono integre. Purtroppo quando le tombe sono devastate, quando tolgono le pietre, spostano la stella eccetera, perdono i loro connotati. È come se ogni pietra avesse un po' della sua energia propria, certo. Quindi messe tutte insieme. La tomba è orientata verso est, alla nascita del sole, infatti noi possiamo osservare il fenomeno del sole che entra dentro il portello proprio nei giorni dell'equinozio. Questo è straordinario perché ci indica che la tomba era anche un calendario. Ma io ho letto nei libri che queste tombe erano fatte dai giganti, che erano queste grosse pietre, sono state trasportate da questo popolo che si diceva che venivano dalle stelle. In realtà è la struttura grande, ma la sepoltura è di tipo comune, le persone erano normalissime. Si sa come leggenda che sono state ritrovate delle ossa giganti, però questo deve essere confermato comunque, ufficialmente. Lo so, stiamo cercando di risolvere questo mistero. Ciao Mauro. Ciao. Stai andando via? Sì. No, sì. Ascolta, ma queste palle luminose che si vedono di notte qua, a me me l'hanno raccontato, non le ho viste però io. Cosa mi sai dire tu? Ma sicuramente sono gli orbs cosiddetti, che sono delle palle luminose che, si possono notare in alcuni luoghi energetici, però bisogna stare attenti perché molte volte si tratta di goccioline di rugiada o di polvere. Alcuni ipotizzano che la Sardegna sia l'isola di Atlantide. Sentite cosa dice Platone nel Timeo. La posizione geografica sembra coincidere. Innanzi a quella foce stretta che si chiama Colonne d'Ercole c'era un'isola, e quest'isola era più grande della Libia e dell'Asia insieme, e da essa si poteva passare ad altre isole, e da queste alla terraferma di fronte. In tempi posteriori, essendo succeduti terremoti e cataclismi straordinari, nel volgere di un giorno e di una brutta notte, tutto in massa si sprofondò sottoterra e l'isola Atlantide, similmente ingoiata dal mare, scomparve.